il maestoso politico di San Domenico è stato commissionato a Lorenzo Lotto dai padri domenicani di Recanati ed è stato concluso nel 1508. L'ordine dei domenicani è rappresentato dallo stesso San Domenico nella parte centrale dell'opera, inginocchiato ai piedi della Vergine dalla quale sta ricevendo lo scapolare. La pala d'altare nasce come opera di protesta verso la decisione di Giulio II di togliere alla città di Recanati la giurisdizione sul santuario di Loreto, arrecando così alla città una grave perdita in termini economici e di prestigio. Una ricca simbologia all'interno dell'opera testimonia questo messaggio. L'espressione cupa e rattristata di tutti i personaggi rappresentati, le chiavi appese alla cinta di San Domenico, stanno a significare che la città di Recanati è un'ottima custode della Santa Casa di Loreto e che pertanto si merita di diritto di continuare a conservare la sua giurisdizione. Infine, uno dei due putti è seduto sopra un libro chiuso, il libro della legge e del diritto, che è stato accantonato in vista di questa ingiustizia. La Cimasa ci restituisce una scena completamente distaccata da tutto il resto della narrazione sottostante e raffigura una suggestiva, toccante e drammatica pietà. L'opera evidenzia la predilezione di Lorenzo Lotto per i colori rosso, blu e verde che primeggiano fra tutti gli altri e costituisce un eccellente esempio dell'uso sapiente delle tecniche fiamminghe da parte del maestro. Tale tecnica è testimoniata dall'accuratezza dei dettagli realizzati su soltanto pochi centimetri di superficie.